Ad un anno di distanza i ladri sono tornati a colpire il negozio Salmoiraghi Viganò di Viale della Repubblica. Verso le 4 di questa notte i malviventi hanno mandato in frantumi la vetrata, probabilmente usando una mazza. Poi, una volta all'interno del negozio, hanno arraffato quasi tutte le montature degli occhiali ed uno strumento professionale per la misurazione della vista. Che danno le hanno fatto? Diciamo che si aggira attorno ai 15.000 euro come danno di furto. Inoltre, non solo a quello, questa volta ci hanno asportato anche uno strumento tecnico, è un autorefrattometro che serve per il test visivo, e quello ha un valore di mercato minimo a prezzi attuali non inferiore a 5-6.000 euro. Come quindi si sale a oltre 20.000 euro? A questo punto sì, come valore effettivo a dover ricomprare ex novo tutto, sì. È suonato l'allarme, ma i ladri hanno agito in maniera molto veloce. Quando sono arrivati i carabinieri, ormai erano già scappati col bottino. I militari hanno poi fatto il sopralluogo e cercato eventuali tracce lasciate dai malviventi. Dato che sono stati portati via occhiali da vista e un macchinario professionale, è probabile che si tratti di un furto su commissione. Lo scorso anno i due titolari passarono la notte a dormire nel negozio con dei materassini per non lasciarlo sguarnito. In quell'occasione la vetrata fu sfondata usando un'auto come ariete. Abbiamo rivisto un film già visto fondamentalmente. Mentre vieni qua speri sempre che magari sia successo un guasto tecnico e sia partito l'allarme per sbaglio, ma poi in realtà quando arrivi ti accorgi che invece di nuovo, pur essendo anche in una situazione anche ambientale, in teoria uno penserebbe più sicura di tanti altri posti, sei vicino alle strutture delle forze dell'ordine, una zona comunque molto trafficata, in realtà non c'è, e quello poi ti lascia molto amaro in bocca, perché sono sacrifici grossi per rimanere sul mercato col tempo di oggi.